Ciao a tutti ragazzi, sono Vergine di Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, report dello sneak peek di Rira, che si è tenuto per me oggi, per voi ieri. Adesso vedrete tutto il mio mazzo, tutte le carte che ho trovato e dopo delle considerazioni finali, insomma. Ragazzi, vi ricordo che se volete continuare a vedere i nostri contenuti potete iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle cose che facciamo. Io direi di lanciare la sigla e vi lascio alla presentazione del deck che ho utilizzato lo sneak peek. Allora, eccoci qua e incominciamo a parlare del deck dello sneak. Ragazzi, ho sbustato, questo è il main deck, Freddo Crionico Cataclismico, il mio grossone da 2600 d'attacco. L'ho messo in due copie, però ne ho sbustato un terzo. Ragazzi, questo grossone sostanzialmente si evoca specialmente quando un mostro vento viene mandato, viene distrutto, insomma, viene mandato al cimitero. E veramente mi ha fatto vincere da solo le partite. Purtroppo non ho sbustato la Madonna come gli scorsi sneak, per questo non sono andato troppo in fondo. Poi, come altro grossone, abbiamo la carta promo Tlacalel, in due copie, e come potete vedere un 2400, 1000, un monarca praticamente che si fa con un tributo. Finita la zona tributo, abbiamo tre perdi Canadian Endymion, un mostro che ha un segnalino quando viene evocato, ma il segnalino non è che serva a granché. Sostanzialmente è perché è un 1500 che bitta tranquillamente e può essere addato dal cimitero, può essere evocato specialmente dal cimitero quando ci spaccano lui, Ranryu. Non so se questa cosa l'ha fatta apposta per lo sneak, ma probabilmente sì. Ranryu, un drago vento che se viene distrutto e abbiamo il primo mostro vento che vi ho fatto vedere, ovviamente si evoca il mostro vento. Però ragazzi, se viene spaccato Ranryu ci permette di evocare specialmente un mostro con attacco 1500 e difesa 200, le stesse identiche statistiche di Canaglia di Endymion, quindi molto buona come comunicazione dei deck, come insomma avete capito. Poi reparto di Osengi ne ho trovati solo due, quello da 1700, Sabu, e Izna, quello da 800. Poi la secret che ho sbustato è Capsu Conchiglia, che mi ha fatto sempre pescare, cioè quasi sempre pescare la carta, però non sono mai state carte importanti. La ultra che ho trovato, che è com'è che si chiama? Ikelos, il folletto specchio dei sogni. Purtroppo non avevo la terreno, avessi avuto la terreno avrei messo molti più specchi dei sogni perché ne avevo un bel po'. Un Dino Wrestler, anch'io marziale, calato pochissime volte, ha risolto veramente poco. Un Simorgh, che questo sostanzialmente si calava soltanto per utilizzare l'effetto che rimbalza una carta sul terreno. Un Drago di MZ, che ragazzi è il classico mostro 2000 di difesa che si inserisce. D'averne due ti permette di fare il nuovo Borrel, ma purtroppo non l'ho trovato, mi serviva anche il secondo Drago di MZ, quindi chiedevo un po' troppo. Interlacciatore da soccorso, inserito perché sostanzialmente mi mancavano delle carte per andare oltre le 20. E Magnifico Magistrico, inserito sia per l'extra sia perché ha 2000 di difesa, non fa nient'altro assolutamente. Reparto magie è solo una, Fervore Psichico, che mi serviva sostanzialmente per difendermi o il ciccione oppure quando mi calavano qualcosa di troppo potente. Pagavo life points, sì, però comunque ti permette di ribaltare una partita. Concessione all'eredità del mondo, purtroppo questa non l'ho potuta sfruttare granché perché quasi nessuno è riuscito a evocarmi Link. Una volta mi hanno evocato Link e gli ho girato questa carta e ho vinto. Poi Onda Fuma, carta fortissima ragazzi, che spacca un mostro sul terreno di uno stesso attributo di un mostro, del mostro targettato, del mostro scelto come bersaglio. Ragazzi, veramente forte, questa faceva vincere le partite, infatti c'è chi ne ha sbustate tre ed è andato avanti. E infine Uppercut Preparato, un'altra carta molto forte che fa evocare specialmente dal deck quando viene distrutto un mostro in battaglia, un mostro con attacco pari o inferiore a quello del mostro distrutto.
Exarek che non ho mai utilizzato. Abbiamo due difensori del labirinto, mai calato, semplicemente perché richiede due mossi normali. Berserker del Tenny vuole tre mostri, due più, compreso un mostro Link. Non riuscivo a calare il mostro Link, quindi lui non l'ho potuto calare. Un giallone praticamente, e un Link senza effetto. Arcidemone Link Maid, pure lui non sono riuscito a calarlo perché vuole quattro materiali, due più mostri, compreso un mostro rituale, fusione Synchro Xyz, e non ce l'avrei mai fatta nemmeno mai, e due Kikinegashi Fucho, che sostanzialmente servono per stallare le partite, però cioè non sono, cioè ho avuto solo una possibilità per calarlo e non l'ho fatto, ho preferito fare altro onestamente. Andiamo alle carte che non ho inserito nel deck perché mi sembravano abbastanza una merda onestamente, però devo essere sincero che magari alcune forse avrebbero potuto aiutare se fosse stato un po' più lungimirante, tipo puntura di spada Yosenju, che il ragazzo che ha vinto aveva due Yosenju contati come me, soltanto che lui ha Kuro, io no, io ero convinto di non avere mai Yosenju in mano. Questa sostanzialmente fa rimbalzare carte, è forte, è forte, è forte veramente, fa rimbalzare due carte. E se hai due Yosenju in mano, però io sapevo che non li avrei mai avuti in mano due Yosenju insieme, quindi non l'ho messa. Poi la magia incanalamento Yosenju Roshi, che non potevo giocare assolutamente. Due Furie del Fuoco, che vabbè, essendo Salamagna non me ne faccio niente, non c'era nulla di giocabile Salamagna. Due Corrente Marine Principessa, avessi trovato le Marinces forse avrei potuto pure utilizzarla. Un assalto Simorg, inutilizzabile, assolutamente, avevo una carta puntata Simorg. Un altro, come avevo detto, Freddo Cronico Cataclismico, che va bene. Forse il terzo l'avrei potuto inserire, ma avrei dovuto togliere un mostro che si evoca tramite tributo e avrei tolto l'altra copia della carta promo. Non so se sarebbe stato meglio oppure no. Riavvolgimento Signore della Fortuna, la carta Fortune Fairy. Ho Fortune Lady, no, Fortune Lady è questa. Non ho potuto giocare perché non avevo Fortune Lady. Astarete, per questa assolutamente ingiocabile, perché si gioca con sui mossi 6 verso e ne avevo soltanto uno. Due Lamia Rettiliana, che non ho inserito, sì, sono livello 2. Se avessi trovato l'Xyz Rank... No, non ce ne sono Xyz Rank 2 e l'Xyz Rank 3, cioè... Vabbè, in ogni... Ah no, c'è l'Xyz Rank 2, che cazzo sto dicendo? In ogni caso, 0 di attacco e 0 di difesa, non sarebbero mai e poi mai rimaste sul terreno. Potere stellare, dal momento che non posso calare Link non posso utilizzarla, quindi pazienza. Poi Morfeo, il cavaliere bianco specchio dei sogni, appunto le carte specchio dei sogni che avevo letto, e Simorg, signore della tempesta, che però non potevo calare, né lui, ho preferito mettere gli altri giganti onestamente. Visione della fortuna e fantasia specchio dei sogni, purtroppo non ho trovato la terreno specchio dei sogni, ma fa niente. Quindi ragazzi, questo era il mio sneak peek. Sono arrivato nono, un tappetino si vinceva il primo, l'altro si vinceva l'estrazione, è stato estratto l'otto, pazienza, dopo aver vinto tre tappetini consecutivi. Mi va pure bene perdere uno sneak peek. Tutto sommato mi sono divertito, è stato divertente, è stato bello. Hanno sbustato la Marinces da 500 euro, quella secret prismatica, va bene. E alla fine niente. È stato uno sneak tutto sommato divertente, anche perché era molto aperto, poteva vincere veramente chiunque, però c'era lo stronzo che si era fatto tutto l'archetipo e è riuscito a vincere il tappetino, insomma. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e niente ragazzi, io parteciperò anche al torneo dello Structure Deck se dovesse essere fatto, e nel caso vi arriverà sia l'opening dello Structure Deck Revolver sia, se dovesse esserci il torneo ovviamente, il report del torneo dello Structure Deck. Vi ricordo che l'ultimo Structure Deck, quello di Endymion, sono riuscito a vincere il tappetino, quindi magari ce la facciamo a sto giro. Quindi ragazzi, niente, ci vediamo domani alle 14 nel prossimo video.